Benvenuti in un nuovo video e benvenuti in una nuova challenge delle 24 ore. Sì, raga, sto iniziando questo video di sera per poi finire il giorno dopo, cioè stesso la sera, così da avere il tempo anche per editare. Ma oggi è un video super speciale perché faremo una 24 ore di gnocchi gourmet. Allora, qui ho i gnocchi alla zucca che voi li starete vedendo e poi anche i gnocchi al pesto. Raga, i valori nutrizionali di questi gnocchi sono la fine del mondo. Li ho acquistati sul sito di All Supplement. Come sempre avete il mio voce sconto che è Giulia010 e dopo vediamo anche se ne vale la pena. Costano all'incirca sui 3,20 euro, adesso non ricordo, ma i valori sono fenomenali, ve li leggo. Allora, perché meritano, lo gnocco, il marchio è lo gnocco. Hanno per 100 grammi 145 calorie, 4,5 grammi di grassi, poi 24 grammi di carboidrati, zuccheri 0,5 grammi, quindi niente proprio, e proteine 2,9 e sale 0,85, quindi raga, buonissimo. Invece questo qui alla zucca abbiamo per 100 grammi 121 calorie, 0 grammi di grassi, 27 grammi di carboidrati, 0,9 di zucchero, fibre 1,1 grammo, proteine 2,9 e sale 0,5. Allora, raga, i valori sono spettacolari. Questi sono, tu dici, ma vabbè, ma gnocchi gourmet si possono trovare questi gnocchi? Ma raga, non avete idea dei prossimi pasti, gli altri gnocchi. Cioè, raga, sono una bomba. Io poi li ho presi tutti, tranne i due gusti. Poi ve li dirò domani, ovviamente, Coca-Cola zero. Altra volta la O. No, raga, basta, non ne posso più. Chi ha seguito gli altri video già sa. Ok. Allora, io inizierei da zucca. Io ovviamente li ho conditi con un filo d'olio, perché raga, senza niente, perché dobbiamo provarli così assoluti. Assaggiamo. Wow. Ho la pelle d'oca. Sono buonissimi. Super delicati. Raga, tu dici, ma tu sei pazza? Io sento anche un po' di retrogusto di melone. Non so perché, raga, ma non lo so, ma si sente anche di zucca molto lieve. Mamma mia, che buoni. Tipo oggi mangiavo una pasta agli spinaci. Sì, oh, quella che abbiamo provato oggi nel video insieme è buona, però dopo un po' mi stufava. Questi ragazzi sono proprio buoni. Questa è la zucca con un po' di macinato e i fiocchi di latte. Mamma mia, che bomba! No, vabbè, troppo buoni. E i valori sono troppo buoni. Questo è un video 24 ore barra anche un video assaggio recensione. Assaggiamo questi qui al pesto. 3, oh. Dai, 1, 2. Era più un verso di una mucca. No, vabbè. Allora, raga, a me il pesto non piace. Non piace per niente. Non mi piace proprio. Ma questo è molto delicato, si sente di pesto, ma non quella cosa che vi disgusta. No, vabbè. Il mio consiglio, se li prendete, fateli con i fiocchi di latte, o il macinato di tacchino, di pollo, oppure i pezzettini di pollo, ma non lo fate tipo con già con il, tipo ci mettete la crema di pesto, perché vi può disgustare, perché ragazzi si sente già di pesto. No, raga, sono troppo buoni. Ho messo proprio alle creanno. Non so se in commercio ci esistono i gnocchi di pesto. Spinaci sicuro, zucca sicuro, ma pesto non penso. Grazie.
poi sono morbidissimi. Però non sono tipo quei gnocchi che si sgretolano e si attaccano al palato. No, raga. Io mi fermo qui, cioè raga, sono davvero sazia. Non lo so, avevo messo nel piatto 100 grammi, ho detto, li vedo pochi, quindi ho fatto 200 grammi di gnocchi alla zucca e 200 grammi di gnocchi al pesto pazza. Infatti domani già mi regolerò diversamente, ma i miei sicuramente saranno super super felici di assaggiarli, perché già quando li hanno visti anche tutti gli altri gusti sono impazziti, ragazzi, sono impazziti veramente. E quindi niente, noi ci vediamo direttamente domani mattina con una super super colazione. Io non vedo l'ora. Quindi adesso vado a editare alcuni video, quindi ho un po' di lavoro da fare, una lunga nottata, e quindi noi ci vediamo direttamente domani mattina con una super colazione. A dopo. Buongiorno, sì, scusatemi il mio aspetto, ma mi sono svegliata da poco. E raga, per la prima volta nella mia vita la mattina mangio gnocchi, però questi sono gnocchi molto particolari, perché da questa parte sono gnocchi al pistacchio, da quest'altra parte sono gnocchi al peanut butter, quindi al burro di arachidi. Quindi, cioè, raga, top. Una colazione molto dolce. Io inizierei da pistacchio. Assaggiamo. Delicatissimi, ma non sanno per niente di pistacchio. No. Non sanno di niente. Sanno del gusto, ma non pistacchio. No, sinceramente non ve li consiglio. Andiamo a burro d'arachidi. Wow. Sente tipo quel burro d'arachidi salato, però è molto molto buono. Questo sì che sta di burro d'arachidi. Buonissimi. Ovviamente, raga, a me non può mancare una colazione con con le creme. Ho sbagliato a prendere la crema. Uffi, vado a prendere la crema. Ho preso nocciola, lo so che sei buona anche tu, amore di mamma. Però mi serve pistacchio. Torno subito. Come qua con pistacchio, mamma mia, raga, queste sono le creme della Delicious. Le trovate sul sito di Allsup, mentre giù nell'info box vi lascio il video per quanto riguarda il video recensione. Su questo prodotto avete sempre il mio codice sconto, però avete il 15% su questo marchio, il 15% su questo marchio. Quindi di cashback, troppo buono. E adesso facciamo un bel topping, ovviamente burro d'arachidi con le arachidi, e vi faccio vedere, ve lo filmo da sopra perché è inutile riprendere la videocamera. No, mamma mia, raga, questo burro è la fine del mondo, ma già proprio la consistenza. Bontà. Che bontà. Ovviamente pistacchio. E sta finendo pistacchio, come mai? C'è qualche fantasmino? Allora,
manco quanto ce ne sto mettendo, ma vai proprio. È una bomba. Mamma mia. Ok. Adesso da dove inizio? Burro d'arachidi. Mamma mia, raga. Questi sono buoni perché ci sta la crema. La mia colazione è conclusa. Basta, che non ce la faccio più. È un po' prima mattina. Io adesso vado a studiare. E noi ci vediamo più tardi con il pranzo. Eccoci qua con il pranzo. Allora, per pranzo abbiamo gnocchetti alla carbonara, gnocchetti alla matriciana e vi ho fatto vedere anche l'orario che voi lo starete vedendo in questo momento. Allora, i gnocchi alla carbonara hanno come valori 149 calorie per 100 grammi, 4,5 grammi di grassi, carboidrati 23 grammi, proteine 3,9. Invece, questi qua alla matriciana hanno 128 calorie, 2,5 grammi di grassi, carboidrati 25 e proteine 2,8 grammi. Bevo un attimo, oh mio Dio. Ovviamente io li ho fatti assoluti con un filo di olio. Ho fatto di meno, questi qua ho fatto giusto 100 grammi carbonara perché già l'odore non mi faceva impazzire. Invece di questi qua all'incirca 130 della matriciana perché l'odore mi piaceva molto. Assaggiamo. Sa di formaggio, solo di formaggio. Allora, raga, sa molto di formaggio, però devo dire che niente male, non è male come sapore. Mi aspettavo molto di peggio. Sono buoni, non sa proprio di carbonara carbonara, però devo dire che sono molto buoni. Niente male. Assaggiamo questi qui alla matriciana. Giriamo un po' perché ho messo giusto il filo d'olio e non li ho girati. Però raga, la bellezza di questi gnocchi, ma vabbè, proprio i gnocchi in generale che subito cuociono, cioè in 2 minuti subito. Assaggiamo. Mamma mia, che buoni! No, raga, questi sono buonissimi, sente proprio di pomodoro. Tra i due, questi sono i miei preferiti. Beh, penso che si sia capito. Si sente anche un po' di forte. Sì, ma giusto un po'. Buonissimo. Sì, si sente un po' di forte. Però raga, la fine del mondo. Tra i due preferisco questi qua alla matriciana. Sono un po' piccantini. Sì, un po' di pepe, anzi. Però sono buoni. Io poi subito lo noto, raga, subito. Anche carbonara è buono. Sono più formaggiosi. Secondo me somigliano molto a cacio e pepe. Li proveremo più tardi.
secondo me ci stanno dei pezzi di guanciale, non lo so, ma non penso. Però ci sono dei pezzettini. E quindi niente, noi per il pranzo abbiamo finito, ci vediamo direttamente oggi pomeriggio con la merenda. È normale, oggi ci sarà la merenda, non vedo l'ora di provare anche un altro, quell'altro gusto di gnocchi. E quindi niente, noi ci vediamo direttamente dopo con la merenda. A dopo! Eccoci qua con la merenda, oggi andiamo a provare i gnocchi al salmone. Allora, hanno per 100 grammi 117 calorie, 0,5 grammi di grassi, 26 di carbo, 1 grammo di fibre, proteine 3 grammi e sale 0,65. Mi spaventano un po', ma assaggiamo. Sì. Sanno di salmone. Sì. Non mi fanno impazzire, sono sincera, però posso dire che sanno di salmone. Forse questo con un po' di panna, pure al salmone è buona, sa un po' tipo di salmone affumicato. Si sente perché secondo me ci sono proprio i pezzetti di salmone, per questo motivo. Penso di sì, che ci sono dei mini pezzettini di salmone. Perciò pure il gusto si sente così marcato. E non riuscivo a capire cos'erano questi pezzettini di salmone. Questi pezzi che si dentro fanno un po', non so. Quindi la mia merenda è andata. Noi ci vediamo tra poche ore per il, si sta facendo per il pranzo, per la cena. Raga, scusatemi, qualche ciuffo ribelle ogni tanto esce. Allora, stasera gnocchi, ultimo pacchetto di gnocchi, poi raga, avevo anche quello proteico, ma è inutile provarlo stasera. Lo proveremo più in là. Gnocchi, cacio e pepe. Ho paurissima. Quindi assaggiamo. Paurissima perché a me il formaggio non piace. Però devo dire che si sente un botto il pepe. Mamma mia. Tantissimo il pepe. Però sono buoni. Mangiati tipo con un sugo, questi qui. Buoni, buoni, buoni. Anche se così assoluti, il pepe si sente da morire. E anche questa cena è andata, sì, ragazzi, stavo vedendo alcune cose perché mi dovevo trasferire dei file, quindi ne ho approfittato, io adesso bevo. Io spero che questa nuova iniziativa e quindi questa nuova tipologia di video vi sia piaciuta e noi ci vediamo nel prossimo video. Ciao!